Tra poco accadrà ciò che in teoria non può accadere. Ciò che è muto comincerà a parlare. E ciò che è immobile inizierà a muoversi. E quello che sembrava addormentato per sempre si sveglierà per il tempo di un respiro. I nostri quadri prenderanno vita. La tela e il colore si trasformeranno nella pelle e nella voce di meravigliose donne del passato. Ma il mistero che permette questa magia è debole e delicato. Ascoltate con attenzione e preparatevi a fare uno strano viaggio nel tempo. Tornerete nel passato per raccogliere delle parole che potranno illuminare i vostri giorni futuri. Sarà come attraversare lo specchio e potrete guardarvi con gli occhi dei nostri ritratti di donna. Oh, ma voi la conoscete Giuditta? Quella di Oloferne? No, no, non sono io Giuditta. Io sono Artemisia. Artemisia Gentileschi. Fino a poco più di un secolo fa non mi conosceva nessuno. Però tutti conoscevano i Gentileschi. Orazio, mio papà. Molti dei miei quadri li hanno attribuiti a lui. Povero papà. Non l'ha mica fatta apposta. Non era certo colpa sua se ero nata femmina. Primogenita, femmina, nella Roma del 600. Una bella sfortuna. Maggiore sfortuna è che ha perso sua moglie quando io avevo solo 12 anni. Meno male che c'ero io a tirare sui miei fratellini. Io, da questa sfortuna, ho ereditato il suo talento. E anche molto del suo tempo e della sua dedizione. Papà era un pittore famoso, affermato, conosciuto, ben inserito. Aveva un sacco di conoscenze tra i suoi colleghi artisti e anche tra i committenti. E mi ha insegnato tutto, di nascosto. Perché le femmine non potevano studiare pittura come i maschi. Mi ha insegnato a preparare i colori, a fare i pennelli, a montare le tele. E io lo osservavo mentre dipingeva con i suoi colleghi, con i suoi amici. Sì, perché io ho visto dipingere Caravaggio. E così, piano piano, ho imparato a interpretare l'arte, a mettere le giuste luci, a dare espressione ai volti e a fare mia una situazione e poi regalarla al pubblico con il pennello. Ma ritorniamo a Giuditta. Allora, sapete chi era? Giuditta è un personaggio biblico, un'eroina del popolo ebraico. Lei ha salvato la città di Betulia, che era assediata dagli assiri del re Nabucodonosor. E come ha fatto? Semplicissimo. Lei era talmente bella che si è innamorato di lei Oloferne, che era il generale degli assiri, che la invitò a un suo banchetto. Come spesso succede in queste situazioni, lui si è ubriacato e lei al momento giusto, zac, gli ha tagliato la testa con la sua stessa spada e se n'è tornata in città con un problema in meno. E che c'entra con me? Beh, dovete sapere che mi è successa una cosa brutta. Mio padre mi aveva affidato a un suo amico, pittore, Agostino Tassi. Questo signore era famoso sì per il suo talento e la pittura, ma anche perché aveva un gran caratteraccio. Sì, era proprio uno sbruffone, con una fedina penale lunga così. Questo, altro che pennellate e prospettive, lui mi riempiva di occhiatacce, battutine, mi toccava qua, mi toccava là. E poi, quando gli dicevo di no, non accettava questo come una risposta. Quando poi mi ha buttata sul letto, io non ho potuto evitare che mi stuprasse. Io mi sono difesa, unghie, calci, schiaffi, ma non auguro a nessuna una tale umiliazione. Ma c'è anche di peggio. Mio padre gli ordinò di sposarmi, perché ormai ero rovinata, non mi avrebbe più voluta nessuno.
E lui aveva detto, va bene, ti sposo. Figurati io come ero contenta. Però poi questo mascalzone non ha mantenuto la sua promessa perché non si faceva trovare, si nascondeva di qua, si nascondeva di là. E poi si è anche capito perché. È venuto fuori che era già sposato. Adesso capite perché io, disonorata, sono dovuta fuggire da Roma. Però una volta arrivata a Firenze, una delle mie tele più riuscite ritrae proprio Giuditta mentre sgozza Oloferne. Sì, perché a me non bastava fare come aveva fatto Michelangelo sul soffitto della Sistina e di mettere la testa di sto fetente su un vassoio. No, io volevo che il mondo, volevo che tutti vedessero l'odio violento, la rabbia, la sete di sangue che avevo dentro e che potevo esprimere solo mettendola a olio su tela. Sì, avrei voluto mille volte commettere quel delitto. E poi quale delitto? Sarebbe stato un atto di giustizia? Divina, direi. Ma forse è meglio così. Sì, perché la storia si è dimenticata di Agostino Tassi, mentre io, Artemisia, sarò per sempre l'autrice della migliore Giuditta del mondo. Ora è tempo che ciò che si è svegliato torni a dormire, che ciò che si muoveva torni a restare immobile, che ciò che vi ha parlato rimanga muto. Ma avete avuto modo di sentire l'eco delle voci di alcune meravigliose donne del passato. I quadri tornano quadri, fatti di tela e colori, ma le parole e le vite delle donne di questi dipinti sono state reali. Fatene ciò che volete, ma tenetele vive.